Buonasera, buonasera e ben ritrovati carissimi amici, ben ritrovati nel canale del vostro amico Sette de Coppe. E dai, allora un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono tutti i giorni durante i miei video aggiornamenti, ragazzi, e anche nelle live. E voglio partire proprio con questa situazione della live di ieri. Perché in pratica ho ricevuto un reclamo, probabilmente per la canzone di Antonello Venditti. Io adesso non lo so se è per questo o per quello. Il video ci sta ancora, però penso che lo andrò a togliere, ragazzi, il video quello di ieri, altrimenti YouTube mi rompe e mi scassa le scatole, ragazzi. E se dovesse arrivare Wijnaldum e metto la canzone di Wijnaldum, che fa? Mi atterra il canale. Incredibile, ragazzi. Comunque non ho ricevuto nessuno strike, ma purtroppo mi sono arrivate le segnalazioni e il video è stato ristretto. Il Dybala Day, Dybala Day, Dybala Day. Bel video ieri, bella live, ragazzi, e purtroppo è successo così. Io sono quasi sicuro per il copyright della canzone di Venditti. La dovevo togliere prima. Vabbè, non fa niente, non fa niente, ragazzi. Per adesso lo tengo, poi vedremo il da farsi. Mo parlo parà. Però parliamo di cose serie. Voglio parlare allora, prima di tutto, della partita contro l'Ascoli, che non l'abbiamo vista. La Roma ha perso 1-0, ma è un'amichevole, ragazzi, e come amichevole dobbiamo prenderla così. Che dobbiamo dire? L'abbiamo vista? No. Possiamo giudicare? No. Quindi è inutile scaldarsi per un'amichevole contro l'Ascoli a porte chiuse. Vedremo col Tottenham, ragazzi, vedremo col Tottenham, col centrocampo disastrato. Secondo me è un centrocampo disastrato. Serve assolutamente. Servono due rinforzi, un paio di rinforzi. Poi volevo dirvi anche un'altra cosa: il comunicato che ha fatto la Lazio per quanto riguarda i cori contro loro, che ci sono stati ieri durante la presentazione di Dybala. Ragazzi, questi non sanno più a cosa attaccarsi, cioè sono sfottò, ma dai su. Ma che veramente hanno fatto il comunicato perché ci sono stati decori, ma ancora non gli va giù? Ancora non gli va giù? Ma io penso che non è solo la Lazio, non è solo la Lazio, ragazzi, ma è mezza Italia che non gli va giù. Non gli va giù che la Roma festeggia un giocatore, un top player che è arrivato nella capitale con quella cinematografia, con quelle luci, con quella festa nella capitale che ieri c'è stato, ragazzi. È come quando vai ai concerti, non è che abbiamo vinto un trofeo, no. Abbiamo acclamato un nostro nuovo giocatore che è un top player, ragazzi. È un top player, è uno dei giocatori più forti che ci sta in Serie A. Loro possono prenderla come gli pare. Per non parlare poi del Napoli, non so di cosa parlano loro, perché quando è arrivato Hiller quell'anno gli hanno messo la maschera da Lione, 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 la maschera da Lione, così dicono a Napoli. E quando è arrivato Piontek al Milan, che hanno fatto? Primi titoli su tutte le pagine, hanno fatto una festa, lasciamo stare, va. È meglio che non vado oltre perché no, la lista è lunga, non finirò più, ragazzi, non finirò più. Veniamo a noi, parliamo di cose serie. Allora, vi devo dare due o tre notizie. Allora, soprattutto in uscita, ragazzi. Allora, in uscita, chi mi segue su Twitter, il 20 di luglio ho scritto testo, ce l'ho davanti, nel mio canale di Twitter, 7 de Coppe, 20 di luglio, Carles Perez a un passo dal Celta Vigo con la formula del prestito. Che adesso oggi il signor Di Marzio viene e dopo una settimana ce lo viene a dire. Questa è una notizia che già si sapeva, l'ho riportata io, non è un'anteprima, era proprio la notizia che si sapeva, ragazzi. Non è che mi è arrivata a me, si sapeva, sapevano tutti. Però non sanno che la Roma l'ha messo in stand-by, l'ha messo in stand-by Carles Perez. Non si sa perché, forse non ha ricevuto offerte buone, forse non lo so, non lo so. Alle uscite, ragazzi, stiamo un po' ingrippati, un po' ingrippati. Ma è arrivata pure un'altra notizia, e questa ve l'avevo pure già data, di Villar che in pratica col Monza. Ragazzi, che dobbiamo fare? Prestito con diritto di riscatto? No, li dobbiamo vendere ai giocatori. Purtroppo loro non vogliono darci bonus e vogliono mettere il diritto di riscatto invece dell'obbligo. Mo'
Pare che sia rifatta avanti la Sampdoria, vedremo un po', però a Villar la Sampdoria non piace, questo pure ve l'avevo già detto che non piace la Sampdoria, ragazzi. Non so proprio, vabbè, gli altri nemmeno li calcolo, vedremo poi. Un'altra notizia che ha fatto un po' di rumore è Vigna e questo, io sono sincero, questo non ve l'ho detto perché non la so, ragazzi, non la so. Ok, allora, dal Feyenoord hanno chiesto Vigna, è vero? È vero? Bene, non è vero? Stiamo a punto a capo. Però se dovesse essere vero, ragazzi, perché non lo facciamo rientrare nell'affare di Senesi? Io mi domando, no, loro vogliono Vigna. Io non lo so se è vero, ragazzi. Io quello che so di vero vi dico. Quello dove io non lo so, non mi posso inventare notizie. Se mi arriva qualcosa ve lo dico, non ho fonti là in Olanda. Che vedevo di Norvegia non ce l'ho, in Olanda non ce l'ho. Però se mi dovesse arrivare qualcosa ve lo dico. Ma se veramente fosse vero, ragazzi, perché non lo possiamo provare a far rientrare nell'affare Senesi, visto che dicono che tanto interessa Senesi. Io non ho nemmeno fonti su Senesi e ve l'ho detto, la Roma Senesi ancora adesso non l'ha cercato, non c'è nessuna offerta ufficiale per Senesi. E non mi risulta niente di Vigna. Magari mi arriverà, magari ci sarà dopo. Vedremo, ragazzi. Io sto qua e vi riporto tutto. Se sarà vero, ve lo dico. Se invece è un'altra bufala del cavolo, vi dirò, vi smentirò pure questa. Che vi devo dire, raga? Questo è, vedremo se sarà vero. Io monitorerò questa situazione giorno dopo giorno. Poi, per le entrate, anche qua si sono smorzati un po' di animi. Grazie al signor giornalista esperto, che ovviamente è una settimana che sta dicendo che la Roma è lontana. Anzi, per lui, per il signor giornalista esperto, addirittura la Roma ancora non parlava col PSG. Però qua il sette di coppe, che non sono nessuno, vi ha detto pure che c'è da stare un summit, che il presidente partiva con il cacciabombardiere. Quanto ve l'ho detto nella live che partiva con il cacciabombardiere che andava sopra e poi riscendeva per la galleria del traforo del Monte Bianco, il Monte Bianco, e se andava via Wijnaldum. Vedremo che succede, ragazzi, ancora non mi è arrivato a niente. Io Wijnaldum ve l'ho detto come la situazione, continuo a ripetere, anche se tutti dicono che ancora non è fatta, non è fatta, dicono non è fatta, invece a me mi risulta che stanno là, stanno a un passo, ragazzi, aspettiamoci. Questa aspettiamoci, ragazzi. Ve l'ho mimata, mimata, mimata. Allora, che vi devo dire? Qualcos'altro? Sì, per quanto riguarda invece i numeri su Wijnaldum, li sapremo all'ufficialità. Mo' cominciano a sparare cifre: 50%, 50%, 10 milioni, diritto di riscatto, obbligo di riscatto. Si sapranno solo all'ufficialità, ragazzi. Io ve l'ho detto quali sono su per giù le cifre, quello che è, però. Finché non c'è l'ufficialità, spariamo i numeri così come al Superenalotto. Quindi aspettiamo, vi posso dire sostanzialmente da venerdì ve lo sto dicendo, ragazzi, che Wijnaldum è roba fatta. Io più di questo non so che dirvi, nonostante le smentite del signor giornalista esperto, che io rispetto moltissimo, ragazzi, perché veramente è un top di reparto nel suo mestiere, però a volte. Non lo so, non lo so, non lo so, gli arrivano tardi le notizie. Mo' ho fatto un esempio, questa da Perez, vedete quando l'ho scritta io su Twitter, quella di Wijnaldum, anche le altre, ragazzi, su Dybala è stato magistrale, non si può dire niente, ragazzi. Poi è uscita sta storia che il presidente è andato, invece di andare in Francia, è andato in Inghilterra. Eh sì, è andato in Inghilterra. Se doveva incontrare qualche live, se sono sentiti per telefono, c'è stato il summit e se doveva incontrare là. Però non lo so, ragazzi, io questo non lo so, non sto vedendo la rotta degli aeroplani, purtroppo non c'ho la torre di controllo e la fortezza delle scienze del grande Mazinga. Non sono ancora arrivato a questi livelli. Qua nel canale di Sette di Coppe cerco di essere più umile possibile, riportandovi un servizio
qualche cosa, insomma, delle informazioni, però io per quello che so, anche l'AFI si trova là in Inghilterra per chiudere Skriniar, e anche questa l'ho data su Twitter tempo fa l'ho data su Twitter, perché non è vero che Skriniar rimane all'Inter. Vedremo cosa succederà e ci saranno tanti movimenti. Wijnaldum passa da noi, Sanchez passa da loro, Skriniar lo chiuderanno a breve. Deve piazzare Kimpembe al Chelsea, ecco perché si trova in Inghilterra, ragazzi. Ci sono molti movimenti là, e non è detto che il presidente magari sia andato là per l'affare di Bailey. Boh, io questo non lo so, ragazzi. Non mi è arrivato niente dall'Inghilterra, non mi è arrivato niente. Per Bailey la situazione è rimasta la stessa identica. C'è chi dice che è fatta, c'è chi dice invece che stiamo là. No, 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 ragazzi, non vi posso dare una percentuale, però ancora dobbiamo aspettare la risposta del Manchester United. Quando ci sarà, ve la darò io. O magari ve la darà qualche giornalista esperto, che ovviamente, ragazzi, io non mi posso contrastare contro questi che ci lavorano. Io no, non ci lavoro, ragazzi. Allora, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, pollicione in alto, commentino sotto, iscrizione al canale, e ci vediamo domani per un altro video aggiornamento. Fate una buona serata, ragazzi, e vi voglio bene. Un abbraccio a tutti, e dai, sempre Forza Roma. Ciao, ragazzi.